Bella ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi grandi upgrade alla serie, perché vi dico tre cose. Numero 1, iscrizione, campanella, like e commenti, perché davvero ragazzi, ho visto anche alcuni di voi lamentarsi nei commenti del fatto che mettete pochi like. Oh, se ti stai guardando la serie, se ti sta piacendo, c'ho la tosse pure, se ti sta piacendo, eccetera, eccetera, sto likeettino, oh, eh? Oggi assolutamente dobbiamo superare 500 like, ragazzi. In questo video 500 like, non faccio come gli anni 1000, 2000, 3000, 500, li superiamo? Ce la possiamo fare. Seconda cosa, ho il raffreddore e un'influenzina, ma sono qui e quindi ogni tanto se mi vedrete staccare per soffiarmi il naso, no, lo taglio quel pezzo, lo taglio. Terza cosa ragazzi, gol e passaggi eleganti. Alcuni di voi mi hanno chiesto ed effettivamente me lo sono chiesto anch'io, perché il gioco non ti spiega, però praticamente, a parte questa della Juve, questa del Leverkusen, andiamo a vedere un attimo, vi ci porto subito. Passaggi eleganti l'Udinese. Ma che... saranno quelli con l'L2? Li provo adesso in questo video che andrà a finire contro il Como. E voi direte che me frega? No ragazzi, quindi proviamo le cose eleganti. In questo cose... proviamo cose eleganti. E poi andiamo a vedere un attimino la classifica, perché questo video si concluderà con la partita con il Como. Siamo già alla decima giornata, raga. Nel prossimo video potrebbe esserci il mercato di gennaio, eh. E magari se mi chiamano cosa faccio? Se un giovane della Sampdoria viene chiamato in Serie A di qualche altra nazione, anche olandese, svedese, cosa fai? Non vai? Detto questo, vi stavo dicendo, questo video si concluderà con la quarta partita del video, che è quella col Como. Quindi se noi già adesso riusciamo a superarlo e in più poi gli diamo la mazzata finale in modo che li stacchiamo persino, secondo me possibilità di promozione altissime per la Samp. Allora raga, dicevamo eleganti, proviamo con... dovrebbero essere quelli con L2, quindi adesso io proverò dei passaggi con L2 e dei tiri con L2 e vediamo un pochino che cosa succede. Sono arrivato anche a un punto con l'allenatore dove non me ne frega più niente degli obiettivi, ma soprattutto ragazzi, un'altra cosa importante, dopo questa partita andiamo a mettere un po' di punti perché lo faccio diventare flash, porca miseria, velocissimo. Ed eccoci qua con Sampdoria Cosenza, Alexandre che ormai è la punta, il leader di questa squadra. Ma noi non riusciamo a giocare a calcio. Eccoci qua. Alexandre, stop. Eccolo qua, passa. Bravo. Boom, ma che bello. Con calma. Bello. Ma che cosa avverre, oh? Ma che cosa avverre? Aveva che ha rovinato il campo, va che pirla. Ma quanti gol sta facendo? Attenzione, Alexandre di testa se la porta. Mamma mia che playerino. Prova le giocate. Ma veramente, raga, ma quanti sono questi in difesa? Attenzione ad Alexandre. Oh. Oh. Se entrava questa era una secca incredibile. Bello. Borini. Bravissimo Borini qua, ragazzi. Oh. Boom. Che assist ho fatto! A palombellino! C'è qua proprio tranquillone Alexandra, guardate! Oh, bello, raga! Proprio, proprio sotto, proprio! Ma perché? Mamma mia! Che giocata da parte di Miracolo! Alexandre! Si gira! Va ancora dentro! E un altro assist di Alexandre! Sì! Due assist in questa partita! E andiamo a chiudere anche col Cosenza. Wow. Wow. Eccolo qua. Si gira e poi guardate qua. L'altro era in fuorigioco, eh. Quindi ottima la decisione. Prontissimo ad uscire Alexandre sul 3-0. Anche se non ho fatto gol, ragazzi, non importa. Sinceramente la cosa migliore è vincere le partite. Anche perché se il Como ha perso, c'è il sorpasso e andiamo primi, eh. Quindi troppo importante adesso. Troppo importante. Ecco qua che esco.
E tanta roba, raga. Dai, andiamo alla prossima. Allora, raga, qua ho fatto tutto tranne questo, quindi posso aumentare ancora l'accelerazione. Questo l'abbiamo finito. Ora non penserò mai più alla velocità, ragazzi. Ora si pensa un po' anche al dribbling. Vediamo un pochino, qua ancora dribbling, quindi andiamo a 86, devastante. Ho ancora 4 punti? Ma posso arrivarci? Wow, potenza tiro. Ah, ok, fatto. Allora ragazzi, stavo guardando qua che c'è talento naturale e dice che praticamente accompagnati da animazioni eleganti nei contesti appropriati. Bisognerebbe vedere se effettivamente questo funziona. Quindi andrei a togliere potenza e andrei a mettere questo per vedere che cosa succede, se veramente ci sono delle animazioni eleganti. Non credo, però proviamo a vedere se è questo, ragazzi, non si sa mai. Andiamo. Qua ragazzi abbiamo questo, così aumentiamo un po' sia il blu che la parte del generoso. Attenzione ragazzi, perché la gente mi ha aggiunto una squadra che è il Leverkusen. Ah, non sarebbe male andare al Leverkusen però, ragazzi, potrebbe essere una media tappa interessante. Gol su pallonetto, però vinci la scarpa d'oro. Ok, però è facoltativo. 5 gol su pallonetto, raga. Interessante. Interessante. Intanto andiamo a giocare la prossima partita. Ed eccolo qua. Vediamo un po', ripassamela fra, bravo. Allora, vediamo se effettivamente fa. Non so se alla fine questi sono effettivamente dei passaggi eleganti. Sto provando ancora a fare queste cose qua con L2 e vedere effettivamente cosa succede, perché non sembrerebbe. Attenzione. Attenzione. Oh! Ma perché sta roba? Oh! Calmi, calmi, calmi. Calmi, passa qua. Ok. Allora, vado. Oh! Porca miseria, raga, ci siamo però, eh. Stiamo già attaccando il sud Tirol. Mamma mia. Ah! Non chiedetemi come ho fatto, non lo so nemmeno io. Attenzione però. Ma perché? Gol! Ma che cosa? Ma che gol è venuto fuori? Guardalo! Ma l'ha passata di tacco, raga. Gliela rifa... Cosa succede a sto ragazzo? Guarda! Attenzione, perché Alexandre inizia con un po' di classe, eh. Attenzione. Vediamolo anche qua adesso, il passaggio molto bello. Alexandre, prova ad andare via. Prova! Ha tirato di esterno? Dobbiamo riprovare, assolutamente, perché secondo me quello è l'elegante, ragazzi. Il tiro di esterno, riproviamo. È, per me questo è l'elegante, raga. Quando fai i passaggi di tacco come prima e i tiri di esterno. Riproveremo e vediamo poi se ci ha dato qualcosa. No! Mamma mia, Stankovic! Bella. Buona la finta. Mamma mia, cosa ti ho dato? A Stanis, proprio per Alexandra. Che prova con l'esterno. Sì, ce l'ho fatta. Con l'esterno destro. Ora vediamo se era un gol elegante questo. Ne avevo già fatto uno di elegante. Non so come me l'abbia contato. Però adesso, ragazzi, voglio proprio vedere se questa secca di esterno bellissimo. Bellissimo. Se questo tiro di esterno destro può essere conteggiato. Andiamo a vedere, dai, poi vediamo dopo questa partita. No, raga, mi sa che non posso uscire. Ah, sì, ok. Pensavo che erano finite le sostituzioni. Però, ragazzi, dobbiamo capire questa cosa. Spero vi abbia fatto piacere il fatto che sto cercando di capire come si facciano quelle cose. Ecco, vediamo un po'. Vediamo un po'. Intanto 2-0, tranquillissimo. E il Como? Non si sa mai. Ok, perfetto. Non possiamo mai saperlo prima del Como. Passaggi eleganti 2. Ok, io ne ho contati 3. Ne ho contati 3, ma me ne ha fatti 2. Quindi sì, ragazzi. L2 e poi dovete sbloccare le mosse abilità, secondo me. Appunto il playstyle. Quindi io quasi quasi tolgo il tiro di precisione che è buggatissimo e metto questo. E questo.
non avrò più né potenza né tiro di precisione ottimi, ragazzi. Da ora in poi si tira normali. Però voglio provare questo, ragazzi. Partitona contro la Cremonese, ragazzi, e non sarà per niente facile, però detto questo cercheremo sicuramente di fare bene. Intanto c'è della pioggia devastante in campo, non è il tacco qua, vedete, questo intende secondo me. Passamela qua, ok, vediamo. No, non l'ha fatto stavolta. Raga, sto provando proprio per fare gli obiettivi, capite? Quindi non allarmatevi, ma che io vado così indietro, ma è per quello. Bello ancora, secondo me, di tacco qua. Bellissimo di prima. Andiamo. Oh. Ah. Infatti. Vabbè. Vabbè. Dovrei essere io il velocista, comunque. Non vorrei dirtelo. Voilà. Vado. Oh. 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 Mannaggia. Bello. Vai, 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 vai. Non mollare, non mollare. Sì, si è attivato il playstyle, raga. Oh. Si è attivato il playstyle. Si attiva al primo scatto. Al primo scatto. Oh. Bello. Ci sta provando Alexandre, però avendo tolto il tiro di precisione sta facendo più fatica. Oh, che re, che dentro coda. Gol 1-0 Cremonese, 71esimo, si sapeva. L'avevo capito che era una partita tostissima. Alexandre qua recupera la palla fondamentale, prova anche la scivolata, niente. Non c'è proprio partita, ragazzi. Cremonese davvero ottima in difesa e niente da fare. Niente da fare. Ferrari subito per Alexandre. Alexandre cerca l'1-2 con Verre. Verre lo ascolta. Alexandre adesso prova ad andare via il passaggio. Errore mio. E niente, errore mio. Porca miseria. Tiro potente, ok, rimettiamo questo. E tiro di precisione. Adesso vediamo. Anche se al posto di tiro potente potrei mettere passaggio incisivo. Questo è fenomenale, questo. I passaggi filtranti sono bellissimi. Però no, io sono finalizzatore, raga, ma la devo smettere di fare gli assist, sinceramente. Se proprio devo dirvi la verità. Attenzione, riduce il margine di errore quando si stoppa la palla ed è possibile dribblare più veloce. Dobbiamo riavvicinarci, ragazzi, e l'unica è appunto battere il Como in casa loro. E lì sì che torniamo 34 loro, 33 noi. Dobbiamo vincere. Subito il pressing da parte dei ragazzi. Attenzione. Optami. Bravo. Porca miseria. Dai. Subito la voglia di fare gol incredibile. Stavolta ho ancora il playstyle per buttargliela all'incrocio con un tiro di precisione. Il problema è tutto il resto. Ah no, ce l'ho fatta. Vediamo. Eh sì, raga, ora i tiri sono più precisi. È proprio il playstyle, raga. Infatti subito Borini ha l'occasione per passarmela. Ed è proprio Alexandre che però poi deve andarla a Borini. Non male. Non male. No. Bello Alexandre qua per Verre. Mamma mia che passaggino. Alexandre si fa vedere in mezzo. Borini lo caga. Alexandre. Questa non la possiamo perdere. Sì, ciao. Dove cacchio se l'è portata? Sì, vabbè. Dai ragazzi, dai. Dai, ma cosa abbiamo visto? Stazione. E niente ragazzi, il secondo tempo deve diventare una cosa completamente diversa. Il secondo tempo deve diventare una cosa completamente diversa, raga. Ma veramente. Ma veramente, cioè deve diventare proprio tutta un'altra cosa. Bello. Bravo. Oh. Sì, Alexandre. E partiamo così nel secondo tempo. Dai ragazzi. Col Como, per il primo posto. No, non è vero, però ci dobbiamo avvicinare. Tornare a un punto solo. Alexandre adesso si gira, vorrebbe i compagni. Vede il terzino avanzare, gliela dà Conti. Oh, Ale, Ale. Sì, sì. Di testa. Di testa.
Lo distruggono, gli salgono di sopra, non si capisce niente. Il portiere del combo dopo 700 parate incredibili. Qua fa la cabata, guardate. Ma perché il portiere ha fatto così? Va benissimo però, va benissimo. Grande colpo di testa qua, che non si vede nemmeno. La telecamera non riesce a star dietro la palla. Attenzione sempre a me, giusto per... Oh! Oh! No! Semper! La para Semper le... Ma dobbiamo pressare, ragazzi, perché se questi hanno libertà, siamo nella cacca. Ho anche un bel 10 come voto. Andrà a 9,5 probabilmente, ma chi se ne frega? No, 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 dai, raga, alla fine no. Il pubblico cerca di tirar su di morale il coma. Alexandre si mette in una zona depravata, se posso dirlo. E infatti, inutile. C'era il portiere fuori, c'era... Buono! È finita! 2-1 per noi! Che fatica sto video, ragazzi, veramente. In sofferenza nella parte finale del video, però la vittoria col Como può solo portarci su. Abbiamo visto quanto i playstyle siano importanti. Ho rimesso un playstyle solo anche al tiro e lui al tiro era molto più incisivo. Oh oh, completati quelli dello Stade Reims, ma... Passaggi eleganti, siamo arrivati a 4, quindi sì, confermo con L2, ma dovete sbloccare quello per fare i passaggi eleganti, quindi il playstyle. E poi abbiamo appunto una piccola possibilità di poter andare anche al Bayern Monaco. Per quanto riguarda il Leverkusen ci sono quei 5 gol su pallonetto, però vedremo. Ora ragazzi, la classifica si fa sempre più interessante perché il Como praticamente... continua ad andare, quindi a 37, 33 il Venezia, però noi siamo con una partita in meno, quindi noi potremmo andare a 36. Con calma, però bellissimo campionato. Io vi ringrazio ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. È veramente un episodio dove siamo andati più sul tecnico, nel prossimo ricominciamo a divertirci, però secondo me era giusto capire un po' cosa voleva dire passaggio, tiro elegante, come e quando e quali più importanti per iniziare la carriera siano i playstyle, quindi... secondo me è un episodio molto utile. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi ha fatto piacere appunto questo tipo di episodio. Dalla prossima pensiamo solo a partite, gol e a crescita del giocatore. Alla prossima ragazzi.